Guardate cosa abbiamo trovato in giro per la città di Sondrio oggi. Non dobbiamo buttare le cartacce nei boschi, non dobbiamo buttare le bottiglie di vetro nel bosco, fare la raccolta differenziata e non buttare le buste plastica in mare, perché altrimenti le tartarughe le mangiano. Oggi, venerdì, è la giornata mondiale contro il tabagismo. Abbiamo incontrato questo cartello. La domanda secondo voi qual è? Li buttate i mozziconi per terra oppure no? Non ci mancava anche questa oggi, no? Come ti mancava? Allora, potrai dire nel weekend sono passati quei due di TSN che mi hanno rotto le scatole. Ok. Ok. Va bene. Allora, parliamo di lui praticamente. Parla di lui? No, 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 perché ho visto che la sigaretta in mano oggi è la giornata contro tabacco. Il tabacco. Ah, penso che appena finito lo so. Di fumare. Quindi oggi tutti si ti additano. Riduce. Lo so, però si è ridotto il numero per rispetto ai non fumatori. Si è ridotto il numero delle sigarette fumate oggi per rispetto ai non fumatori, però essendo tabagista. Non sei riuscito a staccare del tutto oggi, però? No, i tabagisti non riescono. Anche tu sei una. Ogni tanto, io fumo solo quando sono in vacanza. Adesso sei in vacanza? Sono in vacanza. Quindi oggi hai approfittato? Eh sì, ho appena finito. Cioè è la giornata mondiale con... Senti, cosa dobbiamo fare? No, no, vabbè, cioè, ok, cioè, però la giornata mondiale. No, vabbè, mancava sai, allora, volevo parlarti. Oggi i ragazzi delle scuole elementari medie di Sondrio okay. hanno fatto una cosa. Sono andati in giro per la città, giornata mondiale contro il tabagismo, a raccogliere i mozziconi di sigarette. Bravi, ottima cosa. Tu sei una che li butta? No. Guarda, sono qui nel posacenere. Oh, ecco breve. Idem, si sfruttano anche i posaceneri che ha messo il comune in giro sui vari pali, quelli... Ce ne sono tanti, tra l'altro. Beh. Si chiama buona educazione. Si chiama giustamente buona educazione. Buona educazione. Beh, minimo. Cioè, però pare che i ragazzi stamattina, insomma, ne abbiano accolti parecchi, quindi non sono tutti come no, voi. Certo, evidentemente. Incinta, C'è un sacco di gente. Adesso, non essere così cattivo. Però, beh, quando ci vuole, scrive educazione civica. Cioè, se io fumo una sigaretta, la butto nel portacenere e basta. E ce ne sono tante, la città di Sondrio è una che ha nutrito molto la città di Posacenere. Anche i cestini ce ne sono in giro tanti, pure gli stupidi che buttano le cose in giro per strada ce ne è sempre pieno. E non sono mozziconi quelli. E non sono mozziconi. E non si può fare la giornata contro... Anche tutti i rifiuti che vanno in giro. Educazione civica e un po' magari qualche scappellotto che da ragazzini hanno preso di meno. Perché ce ne voleva qualcuno di più? Forse qualcuno in più. Manca secondo voi nell'educazione un po' di... un sano scappellotto? Assolutamente sì. Assolutamente sì. I ragazzi oggi, secondo me, non sono ben educati. Sai che c'è già il telefono azzurro che ti sta arrivando direttamente da te? No, fa niente. Sai che queste dichiarazioni, adesso come adesso. È la verità. Io non so come facciano gli insegnanti. Ai nostri tempi era un po' più facile, forse. Ai miei tempi, mio papà, se facevo una roba che non andava bene, mi dava una sberla. Sicuramente. E sono ben contenta che me l'abbia data. Perché so stare al mondo. Sicuro. Se tu guardi i ragazzi al giorno d'oggi, secondo me non sanno stare al mondo. È la verità. Purtroppo, è brutto da dirsi, ma è così. Ma questo è vero, su questo ti do, purtroppo devo darti ragione su questo. Non li vedi che non sanno nemmeno cosa vogliono della loro vita? Non lo sanno. Su un mezzo pubblico, anche stando qualsiasi posto, che sia Sondrio, Milano, ovunque, se vede un anziano, una donna incinta, qualcuno che... Non si alzano, che da noi, insomma, non siamo proprio ragazzini, siamo sugli anta passati. E non esiste che vedi il ragazzino seduto e la donna incinta lì, cioè proprio non c'è un minimo di educazione civica. Di e questo secondo modo. Te non ha regione, Italia, no, Europa, niente? No, l'educazione è educazione, fine. Non è di regione, di città o di nazione. Quindi l'abbiamo un po' persa in tutto il mondo, tu dici, Europa quantomeno. No, un po' ovunque perché comunque... Ad esempio, zone asiatiche sono molto più rispettosi degli anziani. In Europa, soprattutto vedo, diciamo, nel nostro che si gira bene o male, qui in Italia, ci sono situazioni che alla loro età dici, facevo una cosa del genere, il signore col bastone me lo dava in testa se non mi alzavo. E quello in fianco e arrivavi a casa se lo dicevi arrivava la terza scuola, razione la stessa identica cosa che si sentono quelle brutte notizie a volte in Italia. Eravamo un po' frustrati però veniamo un po' massacrati ma non essere né frustrati né massacrati era un discorso di buon senso che è una cosa diversa che partiva soprattutto da casa e sì anche perché se lo impari male non potrei mai ritrasmetterlo bene cioè la realtà dei fatti è quella né più e né meno, che se io andavo a scuola alle elementari e arrivavo e dicevo che avevo fatto qualsiasi cosa, ne prendevi il doppio. Quello è vero, mentre adesso partono e vanno a scuola a minacciare... Genitori, menare, insegnanti. Menare, io ho detto minacciare, menare è proprio in un caso estremo, ma è successo. Beh, è successo, è la cronaca che si sente, fortunatamente qua a Sondrio non ne ho notizia, ma mi sembra che nel resto d'Italia
successo più di una volta. Per cui... Quindi dovremmo fare non la giornata contro il tabagismo, ma contro la deficienza culturale delle persone. Bravo, la buona educazione, che è fondamentale. No, non contro la buona educazione, a favore della buona educazione. Voglio mica rimettere effettivamente l'educazione civica nelle scuole, se non è. Sì, sì, no? Sì, reinseriscono il decreto. 33 ore all'anno, però... Sono mica tante, un'ora a settimana. Sempre meglio di niente, però bisogna vedere come lo recepiscono sia i ragazzi e in base a come gli verrà insegnata. E soprattutto è sempre comunque la famiglia dietro che gliela insegna. Non sono quelle 33 ore e genere. Poi a casa che va studiata di nuovo. Perché sì, tu puoi anche fare 33 ore che sono pochissime, però se a casa non hai un buon insegnamento capisci che tuo figlio non imparerà mai. Fondamentalmente è questo il discorso. Più comodo lasciare i figli davanti alla televisione o dirgli sempre sì, va bene. No, ma adesso c'ho lo smartphone, è più vicino ancora. Ecco, la televisione, lo smartphone, quello che è, insomma. Direi però, che è ancora più veloce la cosa. Cioè, certo che è più comodo dire sì che dire no, certo, però i ragazzi vengono su come li vedi in giro. Perché, guarda, ne parlavamo proprio prima io e lui, quindi... Non ci siamo. Ah, stavate proprio parlando di questo? Stavamo parlando mezz'ora fa di questa cosa. Sì, e siamo finiti a parlare di questo? Neanche farlo apposta. Io e te siamo un po' sgarbati, perché lui, essendo educato bene, non ha più bevuto da quando abbiamo iniziato. È vero, infatti, guarda. C'è questa birra... Devo spostare un po' all'ombra, perché sennò... No, volevo farti bella birra ancora fresca, adesso volevo salutarti e ringraziarti perché insomma hai rinunciato alla tua birra fresca con la schiuma che se n'è andata. Vabbè, non importa. Inizia bene il venerdì, eh? Inizia bene, dai, sì, inizia bene. Allora, buon weekend, ragazzi. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Buongiorno, posso farvi una domanda? Buongiorno, signora. Buongiorno. Sono Fausto di Telesondrio News, la sto disturbando? Ma se capisce l'italiano lo può chiedere. Ah, perché non è italiana? No, di dove Svizzeri, siete? Di Svizzeri. Di dove? Di Scuol. Da San Moritz verso l'Austria, vicino al confine dall'Austria. Io conosco la zona di Klosters e Davos. No, siamo dalla parte opposta. Opposta. Sì, io sono valtellinese però. Ah, lei, ma abita là o...? Abito là. Quindi adesso se l'è dimenticata la Valtellina o rimane nel cuore? Rimane nel cuore, per forza. Per forza. Anche se sono andato via da giovane. Io ero un emigrante, adesso sono emigrato. È tornato a casa? Ma rimane o no? No, sono qui perché c'è... Voi dite il ponte qui in Italia, sì. C'è la festa dell'Ascensione. Okay. E allora approfittiamo anche di questi... Giorni venerdì, di vacanza per... Sì, perché le ore che abbiamo lavorato sono un po' tante, allora recuperiamo. Che lavoro fa se non sono troppo indispensabile? Io adesso sono pensionato. Noi siamo pensionati e lui... Toccano alla nuova generazione lavorare. Sì. Allora, sì. Posso fare una domanda? Prego. Io sono in giro, una domanda. Oggi è la giornata nazionale contro il tabagismo, contro le sigarette, sì, il fumo. Sì. I ragazzi delle scuole medie elementari di Sondrio hanno girato per la città a raccogliere tutti i mozziconi. Che bravi! Lei, che ne pensi di questa iniziativa da svizzero acquisito? Io qualche anno fa ho mandato tramite... Facebook, sì. Una fotografia, adesso non mi ricordo più quanti mozziconi che hanno raccolto sulle piste di sci dove siamo noi abbiamo 100 km di piste di sci e alla primavera hanno raccolto i ragazzi della scuola questi mozziconi, ma io parlo di migliaia e mi hanno lodato in tanti dalla... E le credo perché uno non pensa. Ma poi alla fine quando se ne va la neve arrivano. Ah sì. E come ho letto che voi qui le raccogliete in spiaggia. Sì. Beh, là è uguale, quando va via la neve i mozziconi sono lì e li raccogliamo. Ma mi perdoni una cosa, io so che gli svizzeri sono un po' più attenti a questo livello, però mi racconta che anche da voi qualcuno butta il mozzicone a questo punto. C'è purtroppo un po' di... No, c'è... Lo svizzero va bene, è un po' più... Come si dice? Con i paraocchi, sì, un po' quadrato. Però c'è sempre quello che... È come la pupù dei cani. Ecco, uguale. Noi la raccogliamo. E no, c'è chi invece però no. Però c'è sempre. Ecco, il sistema è quello. Non possiamo farci niente. C'è sempre quello che non gli interessa queste cose. Quindi noi ci giriamo le maniche e andiamo a raccoglierli comunque. Senz'altro. E facciamo queste iniziative. Ah, senz'altro. Io sono... Per questo, sì, no, perché nel mondo che noi viviamo ci vuole un po' di
Un po' di civiltà, di cultura, di civiltà. Mi sfugge l'italiano. Mi sfugge. Quanti anni hai che in Svizzera? 50. Caspita, ma parla ancora bene italiano. Nel 66 sono andato in Svizzera. Parla il tedesco uguale? Sì, io parlo il tedesco e il romancio, perché noi la lingua... Avete il romancio? La sua lingua è il romancio e noi abbiamo appunto... È stato più difficile imparare il tedesco o il romancio? Beh, qui è una questione un po' di... Come si dice? Anche... Di testa, mentale. Di testa. Il romancio è uguale al poschiavino, al valtellinese. Molto, molto uguale. Ah, quindi da valtellinese magari qualcosina in più. Siccome che io ho fatto le scuole qui all'avviamento industriale, dietro la chiesa qui... C'erano le scuole all'avviamento industriale qui? C'erano lì, sì, perché lì dove ci sono i giardini... Sì. Ecco, lì c'erano le scuole, io ho fatto le scuole lì, imparavo lì il mestiere, poi qui, in questa scuola, lì dove ci sono le bandiere, andavo a fare, a limare i ferri, io sono meccanico, di automobili, e qui ho imparato a limare, a tagliare, a fare incastri, saldare, lì dentro, proprio lì. E poi ha fatto questo lavoro in Svizzera? E in Svizzera ho proseguito, però ho dovuto dimenticare le macchine italiane. Perché? Io ho imparato allora nella Fiat 500 e poi è venuto fuori la 1100, una era raffreddata d'aria, l'altra d'acqua, c'era una diversità. E la Fiat... Non ce n'erano tante una volta. Noi avevamo, il mio padrone aveva la rappresentanza Opel Mercedes allora, poi è subentrata la Subaru. No? Sì, la Subaru ha fatto... Io ho dovuto fare i corsi, no, per queste macchine. Il primo corso che ho fatto nel 68-69 a Milano, avevo un istruttore dalla Germania. Un istruttore dalla Germania, andato a Milano ma era in Svizzera la ditta. Sì, perché non sapevo bene il tedesco, però è un aneddoto interessante. Come cosa. Insomma, questo istruttore tedesco parlava a un interprete meridionale. Questo traduceva e io capivo meglio il tedesco, anche fine capivo meglio il tedesco perché lei mi aiutava, no? Siamo stati 3-4 giorni a Milano e... allora c'era un carburatore a 4 corpi, lei l'ha smontato per 4 giorni e montato, lei sapeva più di me. La meccanica era più lei, cioè... Sì, veramente sì. Quindi è d'accordo sul detto, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Sì, ci vuole. Insomma, dopo ho cominciato ad andare a Zurigo, la Mercedes, si può dire la Mercedes? Sì, aspetta. Ecco, a fare questi corsi di aggiornamento, ogni anno, 2-3 volte all'anno andavo a fare questi corsi di aggiornamento, piano piano ho imparato il tedesco. E poi le macchine dentro là parlano il tedesco, insomma. E ci mancherebbe. Cioè, perché anche col romancio. Non si sposano molto bene le macchine col romancio? No, perché il romancio è una zona San Moritz fino l'Engadina Bassa. Sì. Si va anche sopra Coira, un'altra vallata, okay. La vallata del Reno, sì. Così. Però se ordiniamo qualche pezzo di automobile così col romancio non va. Allora, diciamo una cosa, le macchine non si sposano bene col romancio, ma lei sì, si è sposato bene col romancio. Sì, 50 anni, 50 69, anni. 20 giorni abbiamo proprio 50 anni. 50 anni, beh, auguri allora. Beh, auguri. Ringrazio, spero di essere stato utile. È stato fantastico, grazie. Grazie, buona giornata anche a voi. Posso farvi una domanda? Sì, ma no, oggi è la giornata mondiale contro il tabagismo, contro il fumo. Sì. No, non so. Te lo dico io, ti spiego un po', voglio sapere il tuo pensiero. I ragazzi delle scuole elementari e medie, voi siete un po' più grandi, giusto? Sì. Che scuola fate? Superiori, la quarta. Quarta superiore? Sì. Come sta andando a scuola? Bene, dai. Manca una settimana poi? Sì, infatti è finita. Sciallo, tranquillo, tu un po' meno, t'ho visto. Ho ancora delle verifiche. Hai delle verifiche? Ma anche lui, immagino, verifiche, no, però un po' più tra... Ieri. Tutto? Sì, è finito tutto. Se potresti startene a casa? Sì, praticamente sì. Direi di sì. È il solito fortunato lui. Sì. Cioè, il tuo pensiero è quello, vorrei essere al suo posto? Decisamente sì, no. Torniamo ai ragazzi. Elementari e medie... Visto che la giornata mondiale è contro il fumo, questa mattina sono usciti da scuola per andare a raccogliere i mozziconi delle sigarette. Che ne pensi? Beh, è una buona idea, anche solo per rendere più sensibili già i bambini al fumo, così secondo me è importante. È una buona idea.
Sai che ne ha raccolti tantissimi, cioè da paura. Sì. No, avevamo fatto così anche noi all'elementare circa, non con i mozziconi, ma proprio in genere rifiuti. E sì, ero rimasto stupito per quanto avevamo raccolto. Quindi sì. Però è bello anche questo perché è relativo alle sigarette, così. Quindi tu dici che queste iniziative sono giuste perché anche tu sei rimasto impressionato, sì. Non ti rendevi conto del problema. Esattamente, sì, esatto. Non ci rendiamo conto, e soprattutto i bambini, però è meglio sensibilizzare questo fin da quando sono piccoli. Che magari non iniziano a fumare. Esatto. O magari se proprio fumano. Ci sono un sacco di posa accendere in giro per la città, sì. È vero? Sì, sì, assolutamente, ma anche in altri posti. Alcuni miei compagni li usano, altri no, però... alcuni magari neanche lo sanno, sinceramente. Quindi. Che esistono proprio... Esatto. Finito proprio. Butti. Sì, esatto. Quindi. Ma nemmeno il tombino, sai che quelli sono quelli che cercano i tombini? Non lo sapevo, non sono... No, li butta nei tombini, che almeno sanno... Che, vabbè, qualcuno li butta lì. È meglio non fare... Cioè, ci sono le cose apposta. Ci sono... Quindi. Beh, ok, giustamente, ci sono le cose apposta. Quindi. Sì, bisogna utilizzare quelli. Tu invece che mi dici, a parte i tuoi ancora verifiche? Ma penso che sia giusto anche perché, cioè, tra i giovani stanno diffondendo un sacco le sigarette, soprattutto alle medie, quindi è meglio appunto sensibilizzare i più giovani. Soprattutto quel target, perché si inizia alle medie a fumare, secondo te? Adesso sì, abbastanza. Orca miseria, già inizia presto? Sì, cioè mi ricordo alcuni miei compagni che hanno iniziato appunto alle medie. Non facciamo i nomi perché non è bello, però già. Parliamo invece della tua prossima verifica, qual è, con chi ce l'hai? È di scienze, lunedì. Lunedì è scienze? Sì. Che classe fai tu? La quarta linguistica. Quarta linguistica e scienze? Come, sì. Come che devi alzare il voto? No, mantenerlo? È una verifica, sì. Cioè tu sei a posto però? Sì, più o meno, quasi. Qual è la materia che hai giù? Non lo diciamo a nessuno. No, non ne ho giù. Non è giù, e allora sai, non hai infatti. Problemi, sono le ultime. Ma chi se ne frega, gli ultimi giorni. Esatto. Ma sì, dai, che è andata. Quest'estate sai già cosa vuoi fare, dove andrai, se andrai in vacanza? Sì. Sono curioso, voglio sapere dove a questo punto. In Spagna. Bello, ma sì. vacanza o vacanza studio? Vacanza. Vacanza? Sì. Mare in Spagna, dove? A Madrid, non c'è il mare. Non c'è il mare a Madrid. Però è una bella città da visitare. Sì, che dai. C'è da vedere a Madrid? Non lo so. Devo ancora lo vedere. Scoprirai. Esatto. Facciamo così, ci diamo appuntamento a settembre, esatto. Quando riprenderemo anche noi con la trasmissione e ci spiegherai Madrid. Va bene. Tu sai già dove andrai in vacanza? Sì, vado un mese in Giappone perché ho vinto una borsa di studio. Caspita, un secchione il tuo sì. Amico. No, scusami, perdonami questa cosa, ma sì, hai vinto una borsa di studio e te ne vai in Giappone. Sì. Complimenti. Grazie mille. Ma la borsa di studio l'hai abbinata tu al Giappone o era una borsa di studio così mirata? No, era una borsa di studio mirata, potevi scegliere tra diversi paesi e ho scelto il Giappone. E alla fine l'ho vinta, quindi sì. Caspita, beh, complimenti davvero. Grazie mille. Quindi partirai per il Giappone quando? 24 giugno. Cioè, meno di un mese? Meno di un mese, sì. Come farai con la lingua? Devo impararla in queste settimane, praticamente. Un corso approfondito? Velocissimo, sì. Proprio devo imparare tutto il prima possibile. Abbiamo qualche ascoltatore cinese che può dargli una mano? Cioè, i rudimenti base? Sì, ne ho bisogno, perché sennò non so come fare. Ok, va bene. Vabbè, in bocca al lupo, buon viaggio allora. Grazie mille. Buona estate, ragazzi. Grazie mille. Anche a voi.